Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo del Gironda Training, il metodo Gironda. Mi avete fatto molte domande in merito dopo il video dell'alta intensità, in generale avete chiesto molto riguardo a diverse metodiche di allenamento, quindi ho pensato di dedicare un po' di episodi proprio all'analisi di ciascuna metodica. E come sempre, per decifrare il metodo, per capire, per poterlo leggere, andremo ad analizzare quelle che sono le variabili e i parametri d'allenamento. Allora, il metodo Gironda è un metodo piuttosto conosciuto, abbastanza classico, è l'8x8, l'avete sicuramente già sentito, e è in realtà un metodo abbastanza particolare, perché lo stesso Gironda diceva che non poteva essere utilizzato sempre, tutto l'anno, e non poteva neanche essere utilizzato per tutti gli distretti muscolari, perché lo vedeva sostanzialmente come un booster da utilizzare soltanto in determinate fasi per i distretti che erano più carenti. Allora, partiamo con l'analisi delle variabili di allenamento, iniziando con il volume. Ora, il Gironda Training prevede di scegliere 3-4 esercizi per il distretto muscolare e per ogni esercizio utilizzare questo 8x8, quindi 8 serie per 8 ripetizioni con una trentina di secondi di recupero, ok? Quindi molto denso, ma a questo arriveremo. Allora, facciamo un esempio banale: prendo delle machine flies, faccio 8 serie per 8 ripetizioni, vado su una chest press, faccio 8 serie per 8 ripetizioni, vado su una chest incline, una Smith chest press, faccio sempre 8 serie per 8 ripetizioni, e se voglio chiudo con per esempio delle croce cavi, facendo sempre 8 serie per 8 ripetizioni. Ok, questo è lo schema. Quindi capite bene che apparentemente il volume è molto alto, perché stiamo parlando di 24 fino anche a 32 serie per ogni distretto muscolare. Il problema è che adesso andremo a parlare dell'intensità percepita, di queste serie solo poche possono essere considerate realmente allenanti, ok? Quindi diciamo che se dobbiamo valutare il concetto di serie allenanti, quindi mettere da parte il junk volume, il volume spazzatura, e considerare le serie che sono effettivamente, che danno effettivamente uno stimolo allenante, per quanto riguarda il Gironda Training il volume realmente è abbastanza basso. Quindi, per cercare di capire il perché, passiamo subito alla seconda variabile, ossia l'intensità percepita. Ora, voi sapete che normalmente l'intensità percepita viene collegata al grado di effort, quindi l'intensità che riesco a dare, che può essere in qualche modo collegata al grado di cedimento che ho sulle serie. Ecco, Gironda prevedeva di raggiungere il cedimento soltanto sull'ottava serie. Quindi faccio 8 serie per 8 ripetizioni, ok? Però utilizzo sempre lo stesso carico e il cedimento arriva soltanto all'ottava. Quindi non sto utilizzando logicamente un 8 RM, ma cedo per accumulo di fatica, perché recupero soltanto 30 secondi. Quindi capite bene che le prime serie, la prima, la seconda, la terza, sto lavorando con un ampio buffer, il mio grado di intensità, il mio grado di sforzo è molto molto basso, ok? Quindi questo è il motivo per cui realmente, in base a dove vogliamo collocare la nostra intensità percepita, come ci stiamo allenando, in realtà possiamo considerare allenanti le ultime tre o addirittura anche soltanto l'ultima serie. In molti casi infatti io inserisco il Gironda Training come finisher, come richiamo per un singolo distretto muscolare, e considero una sola serie allenante, quindi da questo punto di vista lo considero più che altro come uno schema, ma su questo ritorneremo. Quindi l'intensità percepita è realmente bassa, perché Gironda prevede di raggiungere il cedimento tecnico solo sull'ultima serie, quindi sostanzialmente un metodo che prevede di lavorare su 4 fino a massimo 8 serie allenanti per distretto muscolare e un'intensità percepita media, perché comunque raggiungiamo soltanto il cedimento tecnico, ok? Quindi non ci spingiamo oltre, non dobbiamo sporcare le ripetizioni, non dobbiamo andare a cittare, non facciamo delle parziali, quindi tutto quello che va oltre il cedimento tecnico non è assolutamente previsto, e per questo rimando al video sull'intensità. Passiamo all'intensità di carico. Ora, l'intensità di carico realmente è bassa, perché capite bene che se faccio 8 serie per 8 ripetizioni con soltanto 30 secondi di recupero e cedo soltanto alla fine, il carico che sto utilizzando è tendenzialmente basso. Parliamo, bene che vada, di un 15 RM, poi dipende logicamente dall'individuo, però generalmente stiamo parlando di carichi piuttosto bassi, ok? Infine la densità. La densità è la variabile target di questo metodo. Difatti il concetto del Gironda qual è? Quello di cercare progressivamente nel corso del mesociclo di aumentare la densità di allenamento, sino logicamente a raggiungere l'overreaching, ok? Quindi come vedete tutto quadra, ogni metodologia di allenamento può essere ricondotta a una progressione sulla variabile target, e questa progressione ci permette di raggiungere i nostri risultati. Ora, nel caso del Gironda, quello che diceva lui era semplicemente di cercare di ridurre
ridurre gradualmente questi tempi di recupero. Quindi se inizio facendo 8 serie per 8 ripetizioni con 30 secondi di recupero, magari la settimana dopo provo a iniziare a mettere 25 secondi di recupero nelle prime serie, 20 secondi di recupero nelle prime serie, poi in tutte le serie 15 secondi di recupero nelle prime serie, e infine magari riesco a fare sempre queste 8 serie per 8 ripetizioni con sempre lo stesso carico, recuperando però soltanto 15 secondi. Quindi come vedete, quello che ho fatto è progredire sulla densità, nel senso che il mio allenamento a parità di carico, a parità di volume, a parità di intensità è molto più denso, quindi il recupero minore ci impiegherò meno tempo, e questa è la reale progressione del Gironda Training. Detto questo, capito un po' dove ci vuole portare, cerchiamo di capire quelli che sono i parametri di allenamento. Ora, primo parametro, il tempo. Ecco, Gironda prevedeva di utilizzare un tempo medio di 2 secondi in concentrica, 2 secondi in eccentrica, quindi non vogliamo forzare nessuna fase, non vogliamo puntare su nessuna delle stesse, ma c'è un parallelismo sia tra concentrica che eccentrica, e il tempo è medio, quindi non sono ripetizioni scattose, non sono ripetizioni esplosive, e questo è un dato in più che ci porta a evidenziare come l'intensità di carico nel Gironda Training sia tendenzialmente bassa, perché comunque le ripetizioni sono ben cadenzate, sono abbastanza lente. Passando a parlare della split, in realtà Gironda non si è espresso riguardo alla split degli allenamento, riguardo all'impostazione, proprio perché, come ha detto, si tratta di uno schema, un metodo da utilizzare soltanto su determinati distretti, quelli più carenti, soltanto per brevi lassi di tempo, ok? Quindi non c'è una split vera e propria. Per quanto riguarda la frequenza, invece, prevede di utilizzare una monofrequenza, quindi di allenare in questo modo il distretto muscolare e lasciarlo recuperare almeno 7 giorni. Questo ovviamente è molto criticabile, perché come abbiamo visto lo stimolo non è troppo elevato, ok? È tutto quello che è il movimento, diciamo, o l'indirizzo dei principali tecnici attuali a livello internazionale, è di cercare di far leva su un aumento della frequenza di allenamento. Detto questo, interessante nel Gironda Training è la scelta degli esercizi, e logicamente quello che suggerisce Gironda è di utilizzare dei macchinari. Questo perché stiamo di fronte a una metodologia che ci porta ad allenarci molto densamente, quindi comunque dobbiamo cercare di mantenere uno schema motorio quanto più pulito possibile, ma soprattutto dobbiamo cercare di disperdere meno energie possibile. Quindi utilizzo per esempio delle distensioni con manubri per il petto, che ci porta a spendere energie per portare i manubri al petto, iniziare nella posizione di partenza dell'esercizio, ovviamente è infattibile, quindi la scelta dei macchinari in questo è molto molto intelligente. Ok, fatta questa panoramica generale, cerchiamo di trarre delle conclusioni. Allora, prima conclusione è che questo, l'ha già anticipato Gironda, è un metodo che deve essere utilizzato saltuariamente soltanto per alcuni distretti muscolari, ok? Quindi non si tratta di un metodo che si applica in generale su tutto il proprio allenamento e si porta avanti per un tot tempo, no, è un qualcosa di molto più selettivo. Seconda conclusione è quella che, più che metodo, il Gironda Training dovrebbe essere, a mio avviso, inteso come schema, ossia lo schema di 8x8 con 30 secondi di recupero. Come detto, ma lo vedete anche nei programmi che abbiamo pubblicato, molto spesso utilizzo il Gironda Training come richiamo, quindi per esempio devo lavorare il petto, metto un richiamo di 8x8 con 30 secondi di recupero per buttarci un po' di sangue, non è uno sforzo esagerato, quindi non disperdo troppe energie perché il cedimento tecnico lo raggiungo soltanto alla fine, però butto un po' di sangue nel muscolo e cerco di incentivare la proteosintesi, ok? Quindi richiamo il distretto muscolare che non può sostenere un allenamento, perché per esempio l'ho già allenato una o due volte in questa settimana, però semplicemente ci vado a buttare un po' di sangue, ok? Quindi lo richiamo, per l'appunto. Quindi dovrebbe essere, da questo punto di vista, inteso come schema, e anche il discorso di fare una progressione nel tempo può essere interessante, però c'è un problema principale, ossia che il Gironda 1 non è concepito per essere utilizzato su tutti i distretti muscolari insieme, ok? Quindi da questo punto di vista c'è un forte deficit, nel senso che io, se voglio impostare la densità come la variabile target, quindi migliorare la mia densità, il mio recupero, la mia capacità di rendere l'allenamento denso nel tempo, voglio lavorarci a 360, quindi su tutti i distretti muscolari, ok? Deve essere un lavoro portato avanti in maniera sistemica, ok? Ci sono le specializzazioni muscolari, questo va benissimo, però questo non comporta che nei diversi distretti muscolari vado in direzioni diverse. In secondo luogo, il problema principale del Gironda è che non dà assolutamente importanza a quella che è l'intensità di carico, quindi di fatto quello che vado a fare nel lungo periodo è di trovarmi a lavorare sull'endurance muscolare. Ora, è sicuramente un tipo di progressione, sicuramente mi porta a dei risultati, perché dalle evidenze scientifiche, anche se visto che l'endurance muscolare ha un certo impatto da un punto di vista ipertrofico,
però dal mio punto di vista c'è di meglio. Il mio approccio all'allenamento denso è diverso, l'avete visto quando postavo tutti i video del denso intenso, quindi tutti i workout che facevo in quella fase, e lo vedrete nei prossimi programmi che usciranno, perché stiamo preparando dei programmi veramente bomba per voi, proprio focalizzati sulla densità, ok? Il prossimo sarà focalizzato sulla densità. Quindi detto questo, il fatto che l'intensità di carico crolli così a picco e sia tenuta così bassa, sicuramente dal mio punto di vista è un'arma a sfavore, comunque è un fattore limitante del Gironda training. Quindi ricapitolando, quello che io faccio è inserirlo come richiamo, come schema da poter utilizzare proprio per richiamare o dare uno stimolo in più al distretto muscolare nell'arco della settimana. Quindi questo è tutto, io ragazzi vi invito come al solito a iscrivervi qua su YouTube, ma a seguirci soprattutto su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi, per avere tantissimi spunti e tips sull'allenamento, ok? Il canale è indirizzato proprio su questo punto. E detto questo, vi invito logicamente a fare tutte le domande del caso qua sotto, in modo che io possa rispondere, essere il più esaustivo possibile e dare le vostre esperienze riguardo all'utilizzo del Gironda Training, i vostri punti di vista ovviamente, per instaurare un bel confronto. E con questo vi rimando al prossimo video.